poi il primo ciclista professionista è Tortoreto. Luca Fioretti, 24 anni, professionista da quest'anno, è il primo di Tortoreto a militare tra i professionisti, una grande soddisfazione per te. Sì, una grande soddisfazione, ringrazio il sindaco per avermi fatto questa bellissima sorpresa. Niente, l'esordio avverrà a Donoratico nel Gran Premio Corso degli Etruschi il 7 di febbraio, mi sono preparato bene, so che sarà difficile però ci sto mettendo tutto. Che corridore sei? Sono un passista veloce, mi difendo molto bene in volata. Le montagne diciamo che non le digerisco, però dai, mi sto allenando tanto e... Perché Tortoreto c'è una bella pianura, però per salire in paese non è facile, si fa fatica, però la faccio spesso anche questa come salita, è bella dai. La tua squadra? La mia squadra è Accenti della Calzatura, è una squadra nuova, è da 2 anni nel mondo dei professionisti, siamo una squadra abbastanza giovane, ci sono dei capitani abbastanza forti come Facino, Altave Chavez, ci sono Zanasca, Callegarini che ha fatto 7° al Matteotti, tutta gente diciamo di un certo calibro, noi siamo al loro servizio, speriamo di riuscire a fare bene. Io sono onorato e sono contentissimo e sono sicuro che ci darà delle belle soddisfazioni. Perché? Perché è un ragazzo che si prepara con la massima puntualità, si prepara in modo serio. Quindi... Sarà di buon esempio per tanti giovani, dottore. Ma soprattutto per questi. Quali gare ti vedremo correre quest'anno? Ma come ho detto, comincerò col Gran Premio Costa degli Etruschi, poi andrò a fare il Giro del Mediterraneo a Nizza, 5 giorni. Poi diciamo faremo la Coppa Barter, il Giro del Messico, tutte diciamo le gare nazionali e internazionali che fanno parte del calendario. I soldi a disposizione della squadra, ma se capita in qualche arrivo in volata, qualche bel piazzamento, magari una vittoria, speriamo bene. Bene, è tutto anche per la pagina sportiva.